Ritrovati signori per un nuovo contenuto video. Ben ritrovati sul canale Filosofo di Strada. Iscrivetevi al canale per chi non l'avesse ancora fatto e attivate la campanellina per nuovi contenuti, per notifiche silenziose riguardo a nuovi contenuti. Non sono qui per fare semplice gossip, assolutamente no, non è nel mio stile, ovviamente. Si tratta di riflettere sulla gestione, di determinati profili, di determinate regole, di determinate impostazioni. Cambiano i tempi, cambiano le regole, cambiano anche le dottrine, cambia il credo. E così quello che era il segno distintivo, tipico, faceva insomma riconoscere un po' tutti i testimoni di Geova, famosi per essere suonatori seriali di campanelli, ecco, la pandemia cambia il modo in cui i testimoni di Geova fanno la propaganda. La propaganda, mandata avanti ormai da diversi decenni, il cosiddetto di casa in casa, di porta in porta, per strada, sotto le intemperie, freddo, caldo, la necessità di svolgere questo tipo di opera con questo tipo di metodo, il fatto che questo poteva contraddistinguere il vero, ovviamente il vero, perché poi ci sono i falsi cristiani, vabbè, quindi il vero cristiano, ecco, tutto può cambiare. Le dottrine possono cambiare, il credo può cambiare. E sì, perché, vedete, un po' come quel racconto allegorico che troviamo nei Vangeli, dove c'è Satana, il diavolo che tenta Gesù, no? E che nel tentare Gesù, Satana fa uso delle scritture, cita le scritture. Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, no? È scritto, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. E ma poi il Cristo, Gesù, risponde sempre con le scritture, quindi con le scritture, con l'abile uso di scritture, si può sostenere ogni tipo di confronto. E beh, la Bibbia è così. I Vangeli sono così, il cristianesimo è così, i cristiani si contraddistinguono proprio da questo, dall'abile uso della decontestualizzazione delle scritture, da utilizzarle a proprio piacimento, lo faceva il diavolo, beh sì, questo è un metodo diabolico, lo stesso metodo diabolico utilizzato anche dai testimoni di Geova, dalla leadership dei testimoni di Geova. La leadership dei testimoni di Geova usa lo stesso metodo diabolico di Satana, del diavolo. Usano le scritture per sostenere quello che vogliono. E qui dunque in questo articolo si parla, questo è un articolo del Ministero del Regno del 2006, settembre 2006, titolato La testimonianza di casa in casa. È scritturale. Cioè, di casa in casa, è scritturale, è importante. La testimonianza di casa in casa ha una base scritturale. Base scritturale che poi viene meno quando c'è una pandemia. Attenzione, no? Questa base scritturale, ora dove è finita? Dove finisce questa base scritturale? E quindi, tac, prendono la scrittura e gli danno la base, no? A questa loro teoria, a questa loro impostazione. In qualunque casa entriate, prima di tutto dite, questa casa abbia pace, e se c'è un amico della pace, la vostra pace si poserà con lui, altrimenti tornerà a voi, quindi restate in quella casa, mangiando, bevendo, ciò che c'è. Cioè, voglio dire, il discorso lo avete capito, no? Il paragrafo continua, poco dopo la morte, Gesù parlava dei suoi discepoli. La Bibbia dice, ogni giorno nel Tempio e di casa in casa continuavano senza posa a insegnare di chiedere la parola. Atti 5,42, anche l'Apostolo Paolo, ecco tutte le scritture. Funziona così. Questo non è un metodo utilizzato solo dai testimoni di Geova.
i testimoni di Geova, come qualunque altra religione cristiana, hanno per così evidente l'uso delle scritture utilizzate, le cercano, tanto la Bibbia, voglio dire, è piena di scritture, no? Possono essere trovate e utilizzate per sostenere qualsiasi tipo di impostazione e di imposizione e di regole. Le regole, dunque, di ogni culto religioso vengono messe in piedi in questo modo. Il credo, le dottrine, i dogmi di ogni religione vengono realizzati, vengono strutturati così, con l'abile uso delle scritture, prese qua e là, per sostenere qualunque cosa. Ma ciò che fino a ieri era di fondamentale importanza, sì. Anche ieri i testimoni di Geova potevano limitarsi a dare testimonianza con le lettere, con le telefonate, con i social, ma no, però questo non era permesso. Cioè, nel senso, fino a ieri il testimone di Geova poteva integrare la propaganda con i mezzi alternativi, no? Cioè i social, la testimonianza occasionale. Ma non doveva mai smettere di andare di casa in casa. Oggi invece, in descrizione troverete il link di questa intervista avvenuta in California giovedì 6 maggio, in California giovedì 6 maggio, attraverso, è pubblicata da questo bollettino, il Daily Bulletin, ok? Dove appunto qui c'è tutto un ragionamento che viene fatto da uno dei responsabili di zona, dove appunto lasciano pensare che effettivamente il metodo di casa in casa insomma, ci stanno pensando su. Probabilmente non torneranno più a bussare di porta in porta, di casa in casa, anche perché prima non se li cagava nessuno. Adesso ancora peggio, cioè adesso ancora peggio. La diffidenza, il livello di diffidenza nei confronti degli sconosciuti è salito maggiormente a motivo del terrorismo fatto in questo periodo, in questo oltre un anno di Covid, di coronavirus. Pensate, dunque, ragionevolmente hanno pensato che le persone ancora meno saranno disposte a conversazioni, ecco, a conversazioni con estranei. Per cui avrete modo di leggere questo articolo e notare che l'obiettivo è quello, il programmino nell'aria, c'è questo programma. Dunque, concentrare la propaganda di questa associazione religiosa, di farla proseguire sui social, addirittura come il marketing, come le aziende. Ormai da quando ci sono i social, la gente è tutta sui social, le aziende operano, fanno operazioni di marketing sui social. Dunque, anche i testimoni di Geova, come tanti altri gruppi religiosi, concentreranno la propria propaganda, come un'operazione, una qualsiasi operazione di marketing, adeguandosi ai tempi, utilizzeranno i social, utilizzeranno la videoconferenza, utilizzeranno WhatsApp, le videochiamate, terranno quindi i loro famosi corsi biblici gratuiti attraverso, ovviamente, gli strumenti multimediali. Semplicemente un adeguamento dei tempi. La propaganda continua, ovviamente. La fuffa proposta, l'aria fritta proposta attraverso questa propaganda della società Tor di Guardia non si arresta, ovviamente, non si arresterà mai, anche perché adesso tutto questo nuovo metodo consentirà a più persone di avvicinarsi a questa associazione, perché non saranno più costretti ad essere impegnati fisicamente per strada, a bussare le porte, questa situazione imbarazzante che ha frenato molti, no?
Oggi sarà più facile essere testimoni di Geova. Quindi questo nuovo metodo consentirà ulteriormente di ingrossare, diciamo, questa organizzazione, di alzare i numeri di questa organizzazione, che poi alla fine è il reale obiettivo di questa organizzazione, fare numeri. Dunque, sollevare dall'imbarazzo di svolgere una propaganda a tutti i costi, di porta in porta, per strade, sotto il sole, sotto il freddo, molti che ovviamente erano a disagio, ecco, questo consentirà ovviamente anche di alzare il numero, quel numero che da qualche anno è in caduta libera. E quindi sperano, con questo nuovo metodo, di invertire la rotta e di recuperare ancora un po' di numeri. Questo è ovviamente il mio punto di vista e non voleva, ribadisco, e non è un semplice gossip, ma è una riflessione su come in realtà della Bibbia queste religioni ne fanno quello che vogliono. Peccato che c'è molta gente che questo non lo capisce. C'è molta gente che non riflette su questo aspetto diabolico.